Domenico, musicultura, la prima edizione per lei, che impressione? Bellissima, un'impressione bellissima, sono molto contenta di aver partecipato, penso che sia stata un'edizione di qualità, quindi tutto bene. Ecco, uno spettacolo come questo poi, come dire, è coinvolgente perché c'è questa dualità di uno spettacolo che va live per la gente che è in teatro, ma poi in televisione c'è un racconto. Eh sì, infatti diciamo che il pubblico aiuta tanto in questo perché non è semplice, immagino, per loro che sono seduti lì a capire quali sono i tempi, le dinamiche tra televisivi e teatrali, e invece sono bravissime e per noi sono fondamentali. Io volevo approfittare dell'occasione della sua presenza perché noi abbiamo avuto l'occasione di vederla dal vivo a Torino l'anno scorso in occasione della conduzione dell'Eurovision. Tra l'altro c'è stata, insomma, questa parte di conduzione in inglese per quanto riguarda sia la location draw che poi, diciamo, le interviste e anche la passerella. Quindi volevo capire quali sono state le sue impressioni, le sue emozioni e anche questa particolarità di condurre in una lingua diversa. Ma l'Eurovision nasce come qualcosa che raccoglie lingue, paesi, culture totalmente diverse, quindi per me è stato un onore incredibile poterlo fare e sono felice anche, sono poche le occasioni in cui magari riesci a fare qualcosa di totalmente diverso come una conduzione in inglese e quindi sono molto felice di averla fatta.